più che domanda, come ho detto prima, lo posso soltanto ringraziare perché la visibilità che sta dando al calcio dilettantistico è veramente un qualcosa di unico. Cioè, almeno per, io mi metto, sai, nel classico ragazzo che comunque non ha doti tecniche spiccate, però che almeno, capito, in questo modo ha un motivo in più per potersi dedicare e giocare. La domanda qual è? La domanda è... Ok, no, una domanda piccante. Tra quanto vedremo la Clivense in Serie A? Questa è una domanda difficile. Molto difficile, molto difficile, perché nel mondo del calcio non puoi sapere che risultati puoi fare sul campo, perché poi anche se crei un ambiente positivo, una società sana, poi alla fine devi vincere, no? E quindi è sempre complicato, però l'obiettivo è sicuramente quello di poter andare nei bei palcoscenici in cui ero abituato a giocare quando ero calciatore. Questo, ho bisogno di tante persone che mi possano dare una mano, ecco, come te, ecco, quindi tante persone appassionate di questo sport e tante persone che credono anche nelle favole e in questi progetti, ecco, mi farebbe piacere avere tante persone così. Ti posso chiedere una cosa, Presidente? Guardando la stagione bellissima che hai fatto, guardando l'emozione che questo ragazzo ha nel vederti e arrivando alla fine, un piccolo sogno da coltivare esiste ancora dentro di te? Ma i sogni fanno parte della crescita. Più sogni hai e più ti impegni per ottenerli. E questa è la cosa che mi hanno sempre insegnato da piccolo e che fortunatamente io ho messo in pratica nel mondo del calcio, perché io non sono mai stato un fenomeno. Io sono stato un ottimo giocatore che si è impegnato tanto, ha lavorato e ha faticato, e tutto quello che ha costruito nella sua carriera l'ha fatto con le proprie forze, senza l'aiuto di nessuno, o comunque con l'aiuto di persone che però non hanno potuto darmi il posto fisso in squadra, quindi mo sono dovuto conquistare. Quello che sta facendo anche lui con YouTube, non è piccolo, fai molto, molto di più di quello che pensi, perché i miei figli lo seguono, si divertono a vedere, e da passione, come ha detto lui, anche nel calcio dilettantistico, perché ha una squadra di calcio, e quindi è bello vedere anche che cosa c'è realmente in questo ambiente, ed è bello che tanti giovani possano divertirsi a guardare YouTube e divertirsi anche a vedere il calcio della terza categoria. Sai cosa mi piace di Sergio Pellicè? Che te lo dico davanti ai microfoni: la grande umiltà. Tu hai affrontato palcoscenici importanti, squadre grosse, campioni, però l'umiltà l'hai sempre mantenuta, che sia terza categoria o Serie A. Ma io credo che ognuno di noi è fatto com'è. Io sono sempre stato così, rimarrò così, ma è forse stata la mia forza, perché io ho capito i miei limiti, so perfettamente che ci sono tanti giocatori più forti di me, ma io dove avevo difficoltà ad arrivare ci arrivavo con la testa, ci avevo con la carattere, la voglia di determinazione di ottenere risultati che poi sono riuscito fortunatamente a ottenere. Ma credo che se uno vuole realmente ottenere qualcosa, qualsiasi cosa, riesce a farlo. L'importante è che si impegni al massimo per ottenerlo. Volevo fare una domanda ad Antonio, ovviamente in compartecipazione col Presidente. I tempi stanno cambiando. Come ha detto appunto il Presidente, il suo figlio segue su YouTube. Oggi appunto serve magari, non so, più iniziative del genere, perché i ragazzi un po' si allontanano dal calcio dilettantistico, un po' per i sacrifici, per gli studi, eccetera. Quindi quanto è importante anche fondere un po' due mondi che sono sempre stati un po' distanti? Per me è importantissimo, più che altro per il motivo che il calcio dilettantistico viene sempre percepito, però mai visto e considerato in prima persona. Io stesso avevo fatto l'errore di dire: ma terza categoria, poi vado in terza categoria e tocco tre palloni, capito? Per tanti motivi che sono anche io in primis. Però comunque il calcio dilettantistico secondo me meriterebbe di più, e infatti è questo che ringrazio al Presidente, perché sta veramente dando una grossissima mano a rendere, diciamo, tutta l'Italia partecipe al calcio, quello più vicino, diciamo, alla maggior parte delle persone, perché secondo me è più facile
che le persone si riescono a immedesimare in giocatori magari da terza categoria rispetto a calciatori di Serie A, perché li vedono, secondo me, sai, troppo lontani. È sogno, e questo serve per, sai, alimentare l'ambizione per le persone, per comunque cercare di migliorarsi sempre di più. Però arrivi a una certa età che dici, ok, il sogno di giocare in Serie A, in Serie B magari è svanito. E però in questo modo non abbandoni il calcio giocato, e in primis non abbandoni uno sport che secondo me comunque è importantissimo a prescindere. E appunto mi collego qua con Sergio, volevo dirti, anche questo aspetto, tu che hai visto tantissimo del calcio e adesso anche in queste categorie, quanto è importante magari fare, provare a unire questi due mondi per coinvolgere sempre più ragazzi giovani? Ma no, la cosa che si dovrebbe prendere spunto al calcio dilettantistico e la passione che le persone mettono. Tante persone utilizzano il tempo perso per andare a fare un lavoro, perché poi è impegnativo, non dico come un calcio professionistico, ma è impegnativo mantenere una società, è impegnativo lavorare, è impegnativo non avere sabati e domeniche a passare con la propria famiglia perché sei al campo con la squadra. E senza percepire niente, quindi la passione credo che sia fondamentale. Io ho basato quasi tutta la mia carriera calcistica sulla passione, ho fatto scelte in base alla passione e ho sicuramente ottenuto tanti risultati grazie a quella passione che metto, che ho sempre messo e che sto mettendo in questo progetto, ma è quello che la maggior parte delle persone che lavorano e comunque ci sono in queste categorie mettono ogni domenica, ed è una cosa che forse tanti professionisti dovrebbero ritornare ad avere, quella passione per riuscire a far ancora sorridere o gioire le persone. Ma mi viene una curiosità, il calcio è veramente cambiato? È cambiato, non ci saranno mai più le bandiere, perché purtroppo questo è un business e quindi non ci saranno più i tifosi che rivedranno quei giocatori per 10 anni, 15 anni, 20 anni nella stessa squadra, perché purtroppo tutto è cambiato. Quindi credo che il calcio deve ritornare a essere diverso, essere quello di passione, quello di tifosi, presidenti, di investimenti solo per far divertire i tuoi tifosi e solo per vedere la tua società ottenere qualcosa di grande, a volte anche perdendo forse qualche soldo, però lo fai per il bene della società. Ecco, quei presidenti non ci sono più e non so se torneranno più.